Siamo alla Villa di Artimino, la Villa Medicea di Artimino, che oggi pomeriggio ha fatto da scenario a un evento storico, chiamiamolo così, perché è la prima riunione, la prima seduta congiunta dei comuni di Firenze e Prato. Il sindaco Dario Nardella, il sindaco Matteo Bifoni e i relativi assessori seduti tutti intorno a un tavolo per parlare di progetti concreti che riguardano entrambi i territori, non soltanto infrastrutture, mobilità, ma anche economia, il comparto moda, e anche i servizi pubblici. La volontà è quella di lavorare insieme su alcuni fronti per potenziare la risposta verso i cittadini e anche tenere verso la concorrenza esterna. Si è stato dato anche un vero e proprio piano di lavoro, quindi su ogni argomento sono stati creati 6 tavoli su specifici argomenti coordinati da 2 assessori, uno di Firenze e uno di Prato. Le 2 giunte si riuniranno periodicamente, faranno il punto della situazione sul programma che è stato scritto nero su bianco. Non ci sarà, almeno per il momento non è stato scritto nero su bianco, la questione aeroporto. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha specificato che una volta che saranno realizzati i progetti di mobilità sulle 2 città, l'aeroporto non sarà più un elemento di divisione. Sentiamo a tal proposito Nardella e poi il sindaco Bifoni. Ma anzitutto voglio dire che oggi inauguriamo un metodo assolutamente nuovo e facciamo quello che ormai cittadini e imprese tra Firenze e Prato sono abituati a fare da anni, ovvero quello di muoversi in un territorio che è omogeneo, lavorare muovendosi, utilizzando i servizi e le infrastrutture. La politica deve smettere di fermarsi alle buone intenzioni, deve cominciare a lavorare concretamente. Questo è il senso iniziativa dell'incontro tra le 2 giunte. Per la prima volta insieme, per fare una serie di cose, di raggiungere una serie di obiettivi che servono alle nostre comunità. Abbiamo bisogno di peso specifico su tanti temi, su obiettivi diciamo, di carattere internazionale, quindi per esempio reperire fondi europei, sul dialogo con la regione, verso il governo, e il fatto che ci siano temi che ormai i nostri cittadini vivono tutti i giorni, penso allo spostarsi verso Firenze oppure venire verso Prato, o interessi economici che le nostre aziende hanno verso il mondo della moda, insomma tanti temi che sono già nei fatti e che noi vogliamo contribuire a trasformare in realtà attraverso delibere di giunta o di consiglio comunale, perché su tanti temi possiamo avere dei guadagni maggiori, avere un moltiplicatore di interessi se lavoriamo insieme.